professoressa, campionessa, come va? Bene, dai. Ci riproviamo. Ci riproviamo. Sempre più tesa? No, no, meglio, meglio. Va bene, allora per la nostra super campionessa inizia la ghigliottina. Regola. Legge. Regola. Ghigliottina. Legge è la prima parola che ci servirà questa sera. Concorso. Esame. Esame. Ghigliottina. Questa va benissimo. Fare. Avere. Fare. Ghigliottina. Legge, esame, avere. Lente. Veloci. Veloci. Ghigliottina. Legge, esame, avere, lente, l'ultima per la nostra campionessa. Discografico. Fotografico. Fotografico. Ghigliottina. Questa va bene, giocheremo per oltre 21.000 euro. Monica, le tue parole sono legge, esame, avere, lente e fotografico. Un minuto da adesso. Un'altra ghigliottina per la nostra super campionessa, veramente. A parte una persona di una simpatia, una donna che non ci sta facendo pesare il fatto di essere una straordinaria professoressa, ci tratta, come dire, con la dolcezza di un'insegnante appunto morbida nei nostri confronti. La nostra Monica sta giocando con le parole legge, esame, avere, lente e fotografico. 21.250 euro la cifra, l'eredità di questa sera. Quando vuoi puoi sistemare, Monica, ti puoi levare la cuffia con calma, non ci corre dietro nessuno, intanto da casa continuano magari a pubblicare in rete su Twitter, ghigliottiniste, ghigliottinisti, la parola, a sfidarsi, a scrivere WhatsApp, che ha detto, qui, questo, legge, esame, per ora sappiamo questo, che le tessere del mosaico sono legge, esame, avere, lente fotografico. Adesso la professoressa ha sistemato, vado io. A fianco alla sua mettiamo quella che stasera deciderà la partita e l'esito del nostro finale, della nostra ghigliottina. Quando vuoi, lo sai, è il tuo momento, sali in cattedra. Già al triello e pure prima, ma adesso proprio c'è pure la cattedra. Allora, diciamo che stasera avevo diverse opzioni. Ho pensato a programma che stava bene con legge e con esame, poi ho pensato ad album fotografico, però stava meno bene con le altre, e poi alla fine ho scritto. Vedi, introduce anche, presenta, conduce Monica. Ho scritto profilo.
Sì. Allora, proviamo. Allora, partiamo dal basso. Sì. Fotografico, io so che c'è un profilo sempre migliore in fotografia. Qualcuno sì. al destro, qualcuno al sinistro. Sì. Che non so. Debolezze degli artisti. Sì. Cioè, qua, Poi, avere un profilo, ad esempio, su un social, no? Se sì. si dice avere un profilo social, e... Oh, poi mi sa che qua mi fermo, però un esame. O anche tu, dico, avere un profilo di altissimo livello come il tuo, anche se sei nei social profilo, nella vita. Poi un profilo di legge, non so se si può dire, un'idea, ideare una legge, avere un profilo di legge. Anche il profilo d'esame, non so se ha senso veramente. In questo momento sono un po' confusa. E manca la legge. L'esame è il tuo mondo, io a fatica qualcosa ho fatto sì, gli esami. Sì, un profilo d'esame, grosso modo un programma, una... ecco, questo è quello che ho saputo fare oggi. Perché in realtà, Monica, la parola di questa sera è il senso, un po' in tutte le cose della vita, ma qui proprio... Questa parola qui, dice, se vai all'eredità, è proprio, dice, qual è arrivare alla ghigliottina e possibilmente, dice proprio, è come nel calcio, in inglese, dice, scritto non all'italiana, gol, obiettivo. Beh, ragazzi, credo una delle menti più veloci che abbiamo avuto. Sì, dopo però. Io non manco, ho balbettato neanche altre parole, dice, ti do la sesta parola, ho balbettato delle cose confuse e tu hai detto obiettivo. Certo. Che è l'obiettivo fotografico, ad esempio, come dici certo. tu, partendo dal basso, quello che si usa nelle macchine fotografiche. La lente di un obiettivo. La lente dell'obiettivo. Avere un obiettivo. Ad esempio alla ghigliottina, scrivere obiettivo stasera. Certo, un obiettivo, un esame obiettivo di qualcosa, quindi oggettivo. Certo, anche un medico senza troppi strumenti, esatto. o anche essere, dice, un esame obiettivo delle circostanze. La legge obiettivo, che in genere è destinata alla realizzazione di grandi opere, stabilisce procedure, insomma, in maniera specifica, modalità di finanziamento, legge obiettivo. L'esame, appunto, l'esame obiettivo, anche se volete, l'obiettivo dell'esame è essere promossi con quel voto là. Avere un obiettivo, ad esempio alla ghigliottina, la lente dell'obiettivo e l'obiettivo fotografico, uno dei mille che ha il nostro Mario Di Là, grandissimo fotografo in Francia, in Italia e nel mondo, che salutiamo. Oh, siamo venuti de profilo stasera nella sì. foto alla ghigliottina e non abbiamo, ahimè, centrato l'obiettivo, è venuta un po' la foto sfocata, ma noi lo diciamo, ci riproviamo, prof.